Signori, buongiorno, ben ritrovati. Saluto in secondo appello, saluto ordinaria del 23 febbraio 2022, ore 9:44. Buongiorno. Ci scusiamo per il ritardo, ci sono stati ritardi per problemi tecnici nel primo, già dal primo appello, anche nel secondo. Oggi dovevamo essere nuovamente in presenza, ma per problemi logistici non è potuto essere. Quindi, signora Meccia, se vuole appuntare gentilmente questo piccolo ritardo Sì. di 8 minuti rispetto al primo appello, alle 9:50 possiamo procedere con l'appello, grazie. Ok. Farei su. Presente. Cannella, assente. Cosentino, Limuli, Presente. Maraventano, assente. Presente. Nona, Sino, assente. Susino. Non c'è in questo minuto, assente. Buongiorno a Sì, tutti. consigliere Sino, sì, presente. Tumbarello. Presente. Valenti. Presente. Susino. Assente, andiamo avanti, signora Meccia. Assente, sì. Sì, grazie. Siete in sette. Perfetto, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e nomino come scrutatori i consiglieri Cosentino, Nona, Tumbarello. Se non ci sono contrari o astenuti, il consiglio approva all'unanimità. Mozione a firma del sottoscritto, realizzazione impianto di illuminazione via Falsone, realizzazione impianto di illuminazione via Francesco Paolo Cascino, realizzazione impianto di illuminazione via Carlo Cattaneo. Realizzazione manto stradale, rifacimento manto stradale, scusate, via Cattaneo. Realizzazione rete idrica via Falsone. Realizzazione rete idrica via Francesco Paolo Cascino, realizzazione rete idrica via Cattaneo. Mi hanno contattato ieri, abbiamo fatto un sopralluogo, non so se sapete dove sono queste vie, beh, li tratteremo poi quando è il momento. Dico, sono uscite tutti assieme perché ieri mi hanno convocato in una piccola riunione in questa zona soprastante la via in serra, quindi tra il Monte in serra e la via Falsone, per chi conosce la zona, perché queste tre vie sono sprovviste di impianto di illuminazione e di rete idrica. In più ci sarebbe un manto stradale da rifare. C'è una petizione che stanno raccogliendo indirizzata a me e a alcuni componenti del Consiglio Comunale, di circa 100 persone, quindi non 100 unità familiari, scusate, quindi non 100 singoli, che giornalmente vivono il disagio. Tra l'altro è una zona, per chi la conosce, anche con presenza di animali, quindi mucche, insomma, cavalli, che certe pecore che certe volte si trovano anche nella strada, ed è totalmente buia pesto. Tra l'altro abbiamo fatto due sopralluoghi ieri, uno con la luce per capire alcune condizioni, ci siamo ritornati anche la sera, ed è veramente inquietante, è molto pericolosa, oltre chiaramente all'assenza totale di acqua potabile, costretti ogni giorno, comunque periodicamente, a far venire l'autobotte, quindi con tutto il disagio che ne si segue. Siccome chiaramente l'acqua è un bene di tutti, è un bene comune, ci spendiamo ogni giorno per mantenerla anche come servizio primario ed essenziale a gestione pubblica, quindi sicuramente è intendimento di questa amministrazione fornire tutti i servizi. Signora, Dopodiché, ieri scusate, siamo scusami, andati. Roberto, Sì, sì, scusami, sì, sì, sì. sì, ho Mentre il ricevuto la consigliere Susino. telefonata. Va bene, va bene. Grazie, grazie. Buongiorno, consigliere Susino. Ieri siamo stati invitati io e il presidente alla seconda Buongiorno. commissione consiliare, quindi parliamo di urbanistica, per trattare il tema di Via Sardegna.
Questa volta, diciamo, devo essere sincero, nonostante all'interno di questa commissione ci siano presenti molti consiglieri che si sono battuti per depauperare le circoscrizioni, perché comunque sia all'interno di quella commissione c'erano componenti che hanno fatto sì che i dirigenti che ci erano stati assegnati a noi 3 anni fa fossero tolte in favore nuovamente delle posizioni organizzative, oltre a quei famosi fondi della legge 285, 200.000 euro della 285 già pronti, noi avevamo il progetto pronti. Nonostante questo, ieri ci hanno tenuto in grande considerazione, invitandoci, perché hanno ritenuto gli uffici preposti, quindi con l'ufficio traffico, la persona in realtà del traffic manager o comunque una cosa di questo, non mi ricordo bene in questo minuto la parola giusta, comunque l'ingegnere Biondo, che insieme all'ingegnere, mi aiutate? Comunque, insieme all'ingegnere, in questo modo non ricordo, si occupa Non appunto è della l'architetto gestione. Palazzo. No, no, no. È nella stanza accanto all'ingegnere. Non mi Vabbè, viene il comunque, nome. l'ingegnere Biondo, in questo momento, appena. All'ingegnere Scotto, Mario Scotto, si occupano della gestione ho dovuto guardare la rubrica, altrimenti, si occupano della gestione del traffico cittadino, diciamo, organizzativo, hanno invitato l'ufficio traffico perché anche loro, come noi, hanno sollevato alcune problematiche e molte, molte, molte richieste di revisionare il traffico, il senso di marcia in quella zona. Tra l'altro, l'ingegnere Biondo è stato anche convocato da un'associazione di commercianti e si è dato tempo 10 giorni per rivalutare o comunque ristudiare e ricapire cosa c'è da rivedere nel tratto, nei sensi di marcia via Sardegna, via delle Madonie e quant'altro. Storia che conosciamo benissimo. La seconda commissione ha ricevuto anche tantissime lamentele, per questo ha convocato d'urgenza questa riunione e di loro spontanea volontà hanno ritenuto che la sesta circoscrizione doveva essere necessariamente presente, perché tra l'altro dice: se noi abbiamo ricevuto tante richieste, figuriamoci voi, perché hanno preso coscienza, forse evidentemente questa consiliatura ha lasciato il segno, ecco, ha insegnato a molti, anche a molti consiglieri comunali, che forse il consigliere comunale deve fare solo il consigliere comunale e deve trattare alcuni temi, mentre altri devono essere demandati necessariamente alla circoscrizione, con quelle famose deleghe che tutti ci auspichiamo che possano avvenire il prima possibile. Quindi ci hanno convocato e volevano anche qualche suggerimento e qualche indicazione su via Sardegna. Io mi sono preso l'impegno e ho ritenuto necessario non affrontare in quella sede nessun tipo di problema se non condiviso con l'intero consiglio di circoscrizione. Quindi per questo ho chiesto all'ingegnere Biondo e al presidente Russo della commissione di indire un sopralluogo sul posto con tutto il consiglio della sesta circoscrizione, perché il consigliere della sesta circoscrizione si è occupato di questa tematica. Tra l'altro, il consigliere Cosentino, piuttosto che la consigliera Tumbarello, hanno anche raccolto una petizione da molti commercianti. Tutti siamo andati sul posto, ci siamo recati sul posto, abbiamo capito le titubanze. Io l'ho avuta da parte di molti genitori del plesso Gandhi, ecco, che tra l'altro sono costretti tra poco, quindi ci sarà un'altra problematica che si verrà a riverificare, perché considerate che a pieno regime, quando la scuola ritornerà, per ora chiaramente per via del Covid, per via delle influenze stagionali, diciamo, c'è meno del 50% dell'utenza, ma se speriamo prima possibile la situazione possa ritornare alla normalità, è chiaro che chi deve lasciare i bambini al Gandhi, il 90% di chi dovrà lasciare i bambini al Gandhi sarà costretto e farà, per una questione di snellimento, per una questione di agilità, lascerà la macchina in via Regione Siciliana, poco prima del distributore Kuwait, per accompagnare i bambini a scuola. È chiaro che la soluzione sia quella, la più semplice, però non è detto che ci sia il posto, quindi sappiamo benissimo le brutte abitudini che abbiamo nei palermitani, quindi già mi immagino doppie file.
intralcio, imbuti, comunque chiaramente è una situazione insostenibile, quindi deve essere rivalutata, però io ritengo necessario l'apporto di tutto il consiglio della circoscrizione. Inoltre avevano convocato questa, volevano convocare questo sopralluogo visto i 10 giorni di scadenza che si era dato l'ingegnere Biondo, non è un contratto per carità, ma c'è una parola, comunque c'è un impegno preso nei confronti dei commercianti, quindi lo vorrebbe rispettare, questa riunione il 28 febbraio, quindi lunedì prossimo alle ore 10. A questo punto sempre io, a salvaguardia di tutto il consiglio e per dare l'opportunità a tutti i consiglieri di partecipare, quindi mi dispiace consigliere Susino se la sto deludendo in termini di partecipazione, ecco, in termini di efficienza presidenziale, ho chiesto di spostare questo incontro a partire dal giorno 2, che sarà il giorno di convocazione del nostro nuovo consiglio. Quindi ho chiesto di spostarlo dal giorno 2 in poi, è la prima data utile considerando il consiglio comunale che hanno, è venerdì 4, alle ore 10, in modo che noi possiamo essere presenti, in quanto sicuramente sarà una seduta di consiglio, quindi o concordiamo bene l'orario, insomma, nella conferenza dei capigruppo, o chiuderemo la seduta, sospenderemo la seduta, ma comunque sicuramente abbiamo l'opportunità tutti di partecipare, cosa che il 28 non avremmo potuto fare, o comunque molti di voi non avrebbero potuto fare per via dell'assenza del consiglio e quindi chiaramente dell'organizzazione lavorativa. Inoltre, diciamo su assist del consigliere Tantillo, in quanto ha sollevato altre problematiche, poi dice dobbiamo affrontare con la sesta circoscrizione un attimo la questione via Monte San Calogero, per quanto riguarda appunto il senso viario, loro erano un pochino risentiti sul fatto che quando si è presa questa decisione, quando abbiamo indetto quella riunione sul posto, non fossero stati invitati. Io invece ricordo di sì, stiamo cercando, ma così sono una questione, non dobbiamo dimostrare nulla. Sono quasi sicuro che la terza commissione, io mi ricordo che la seconda commissione fosse stata invitata, perché mi ricordo che gli assenti importanti di quella commissione erano proprio la seconda commissione. Vicepresidente, ricorda bene, io mi ricordo. Ma io gliel'ho detto, perché io ho detto gli assenti, quelli della riunione, era la seconda commissione e l'assessore Catania, quindi sul piano dal punto di vista traffico, anche se gli ho detto. In realtà non era una questione che riguardava in primo luogo il traffico, il senso viario, le viabilità, in primo luogo riguardava Ville Giardini, servizi a rete, quindi riguardava comunque sia la riqualificazione del manto stradale, il cambiamento delle composizioni arboree e quant'altro. In un secondo luogo, visto che eravamo sicuri che l'amministrazione non fosse in grado di rispettare questi obiettivi in così poco tempo, in così breve tempo, per un problema di sicurezza abbiamo chiesto l'interdizione di mezza carreggiata e il senso unico di marcia era conseguenziale. Poi tra l'altro dico tutto questo studio, o comunque tutto questo sconvolgimento, considerando la via Tenebro, di via Biagio Pace, via Cannarozzo, tante alternative, via Monte Carlo, via Le Francia, le tantissime alternative che c'ha il sito in oggetto, in realtà non era una questione principale di traffico o di viabilità, ma erano altre, anche se eravate stati invitati, perché potevamo studiare assieme il miglior senso di marcia, tant'è vero che noi, non focalizzandoci su questo obiettivo, abbiamo rimandato all'ufficio traffico, nella persona dell'architetto Casteddino e della Polizia Municipale, nella persona del commissario Tornatore, abbiamo rimandato a loro le competenze dal punto di vista viario, quindi i sensi di marcia scegliete delle cose. Ma comunque ora invece è diventato anche un problema viabilistico, perché comunque sia così com'è, non può andare avanti, perché è chiaro, ieri al termine della riunione col Presidente abbiamo percorso la via Monte San Calogero da via Monte Bonifato verso la circoscrizione, 6 macchine con la curva in perfetto stile Lupin, perché si ricorda il ladro gentiluomo, le vicende del ladro gentiluomo, in perfetto stile Lupin, quindi curve su 2 ruote, controsenso, come se tutto fosse normale. 6 macchine consecutive, ci siamo quasi dovuti accostare noi, che eravamo nel senso giusto di marcia, per far passare loro.
Quindi io ho detto, siccome non mi piace aspettare e sono pragmatico, non mi piace lasciare nulla in sospeso, io ho detto al consigliere Tantillo, possiamo benissimo, e sono sicuro che voi siete d'accordo, affrontare nella stessa giornata le due problematiche, senza alcun problema. Quindi l'appuntamento è confermato alle ore 10 sotto la circoscrizione da noi, per affrontare via Monte San Calogero e via Sardegna. Nel frattempo ho chiesto agli uffici, preposti, quindi dei due provvedimenti, che sono due provvedimenti a sé, due provvedimenti distinti di due uffici distinti e separati, di portare anche i progetti, anzi di anticiparceli addirittura i progetti, il piano, scusate, del traffico che attualmente è vigente, compreso con correlato di giuste ordinanze, in modo da poterlo demandare agli uffici preposti e studiarceli anzitempo. In realtà è sempre a favore della massima partecipazione e della massima inclusione, ho detto un'inesattezza perché la seconda commissione aveva chiesto di intervenire alla commissione traffico della sesta circoscrizione, quindi tra l'altro è la mia, quindi comunque sia ero pronto, ma non mi è sembrato giusto perché io ho detto la questione via Sardegna riguarda tutto il consiglio di circoscrizione, non solo la seconda commissione, quindi ho ritenuto opportuno e giusto coinvolgere tutto il consiglio di circoscrizione, perché sono sicuro che ognuno di noi può dare il giusto apporto. Giorno 2, scusi? Basta. No, giorno 4, venerdì 4 alle ore 10. Ok, grazie. A lei. In ordine, consigliera Tumbarello, prego. Sì, grazie Presidente. Intanto la ringrazio per questa sua attenzione nei confronti di tutto il Consiglio. Fa piacere verificare che anche la seconda commissione tenga in considerazione il Consiglio, cosa che non fanno gli uffici, così come, ahimè, abbiamo purtroppo avuto modo diverse volte di verificare. Io resto in tema di viabilità e vorrei sottoporre alla vostra attenzione che finalmente riguarda la nostra circoscrizione, perché la circonvallazione corre anche nella nostra circoscrizione, è stata ultimata dopo appena 5 anni la segnaletica della circonvallazione. Ci sono voluti 5 anni di questo passo, diciamo, faremo notte per poter avere una strada, diciamo, con una segnaletica rifatta. E mi interrogo invece perché a questo punto, come ha detto l'assessore Catania, sarà colpa dell'AMAT anche del mancato, ma forse l'AMAT stavolta c'entra poco. Mi riferisco ai soldi che sono arrivati dal Ministero dell'Ambiente che spettano al Comune di Palermo per il suo progetto per le piste ciclabili, soldi che sono arrivati già da 5 mesi, è stato fatto un lievissimo accenno dall'assessore, perché io insieme anche ai ragazzi del gruppo di mobilità, che sono particolarmente attenti a quella che è la viabilità cittadina, in particolar modo a quella che è la viabilità ciclabile, abbiamo sollecitato gli uffici perché avremmo voluto organizzare un ulteriore incontro sulla pagina della circoscrizione, quindi con il presidente, con il vicepresidente, una nuova incontro con gli uffici per sapere quando sarebbero stati attuati tutti gli interventi mirabolanti che erano stati resi pubblici sulle pagine dei giornali, ma sono mancate le autorizzazioni, a quanto pare, ai dirigenti di poter parlare e di poter riferire ai cittadini. Sappiamo solo che verrà posto sopra l'asfalto un tappetino di gomma antiurto. Ci chiediamo legittimamente, mi chiedo legittimamente, se l'asfalto sotto resterà sconnesso così com'è, perché qualora così fosse, mettere il tappetino o non metterlo sarebbe assolutamente inutile, perché se sotto l'asfalto non viene ripianato, non vengono messi a livello tutti i tombini e non viene garantita un manto stradale equilibrato e liscio sotto, mettere sopra il tappetino è assolutamente inutile. Mi chiedo quando verranno attuati questi interventi e quindi spero di potercene occupare, quantomeno come Presidente della Commissione Traffico e Viabilità, di inoltrare una richiesta
direttamente all'assessore perché ci venga a riferire lui o chi per lui ci venga a riferire in commissione per poter sapere quando verranno attuati questi interventi sulla pista ciclabile che attraversa parte della nostra circoscrizione. Grazie tante, consigliera Tumbarello. Prego, consigliere Cosentino. Grazie Presidente. Innanzitutto anche da parte mia un ringraziamento a lei per la considerazione di tutto il Consiglio. Dico, stiamo vivendo in questi giorni ed è importante questo appuntamento di giorno 4 perché i condomini del mio condominio e anche quello di via Monte San Calogero 5 e 9 dove abita il dottore Guarnotte e più avanti sono in subbuglio perché non ne possono più. Quindi che ben venga giorno 4, così possiamo portare una parola anche da parte dei residenti che può essere sicuramente utile e propedeutica. Io stamattina, peraltro, in relazione al discorso di ieri del consigliere Susinno, in merito al menefreghismo di Ville e Giardini, ho mandato a tutti, penso l'abbiate ricevuto, la lettera che il consigliere Giaconia ha mandato a noi come intercondominio in relazione con la relazione del dottore Barbaria di Villa Giardini. Penso l'abbiate ricevuto, potete leggerla e commentarla. Invece, consigliere Limuli, volevo dirle una cosa. Si ricorda lei la nostra mozione del 22 settembre 2021, forse una delle prime, in merito alla regolarizzazione del semaforo via Pantelleria, via Prezzolini, via Certo. Nuovo? Ecco. Come posso dimenticare? Sì, appunto, siccome cadono nel dimenticatoio, mi sono No, tra l'altro me la premurato. ricordo benissimo, scusi, consigliere Cosentino, perché siamo stati un pomeriggio, almeno 20 minuti, 25 minuti, a monitorare, a fare il video sul semaforo per capire Forse l'incrocio di più. bene, come funzionava, anche di più, cioè. Sì, Abbiamo lei visto ha fatto delle almeno foto. 15 volte cambiare il semaforo. Ecco, in relazione al fatto che l'altro giorno, come mi pare già le ho accennato, uno col motore stava a finire di fronte dentro la nuova pizzeria, mi sono un pochettino rimasto scosso perché questo ragazzo si è spaventato veramente. E quindi che cosa ho fatto? Sono andando alla viabilità l'altro giorno al polo tecnico in via Ausonia, dove sono andato a parlare del discorso che faremo poi insieme, che è inerente a un'altra cosa. E l'ho proposto al geometra Giaconia, non sono praticamente parenti però, e mi ha detto scusi, ma perché non la fate direttamente? Perché è una cosa interessante e mi rendo conto che può avere un seguito. Quindi la prego, appena poi possiamo, di realizzare, di continuare su questo punto e riproporre questa mozione. Però direi di portargliela direttamente perché è una persona abbastanza consapevole. Infatti mi ha detto Assolutamente, la conosco. fate presto perché poi vado in pensione. Grazie. Grazie. Presidente, scusi, io devo uscire, ho un impegno. Anche io esco. Ok, buona giornata consigliere Nona e buona giornata consigliere Valenti. Consigliere Quindi Cosentino, Valenti io e alle Nona. 11, sì, io alle 11, 11:30, io ho detto orientativamente perché prima devo andare in un altro posto, avevo preso impegno oramai da orario di presenza, non da videocall, quindi mi sono un pochettino sballato tutti gli orari. Sono proprio dal geometra Giaconia, quindi parlerò anche di Scusi, questo. io sono scusato, mi è arrivata una chiamata. Scusate, buongiorno. Ok, buona giornata consigliera Resu. Esce pure, vai su. Sì, io le chiedo solo scusa, signora Meccia, ma gli scrutatori erano Cosentino, Tumbarello. Sì, un attimo solo. E Perché nona. non li ho Non l'ho appuntati. Cosentino, Ok, Nona e Tumbarello, quindi Nona si grazie. deve. Sì, allora sostituiamo a Nona Consino. Lo possiamo fare gentilmente per appello nominale, perché mi sa che il Certo. numero è in bilico. Allora, Aresu è Senta uscito, dichiarato. è assente dichiarato, Cannella assente, Cosentino Presente. favorevole, Favorevole. Limuli, Favorevole. Maraventano assente, Nona assente dichiarato, Sino. Susinno.
Favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti, assente, dichiarato. 1, 2, 3, 4. Siete in 5, Presidente. Constatata l'assenza... In 5 siamo? Sì. Il momento che eravamo in 6. Mancanza del numero legale. No, 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 mi scusi un attimo, signora Meccia, mi perdoni. Allora, Cosentino, Di Muli, Sino, Tumbarello, Cusinno. Sì. Scusate, io ero convinto che eravamo in 6, per questo ero convinto che il numero sì, certo. Fosse in bilico, invece non c'è. Costata l'assenza del numero legale, il Presidente chiude la seduta e la rinvia domani alle ore 8:30 in presenza fino sì. a nuove eventuali comunicazioni. Che... Scusatemi colleghi, facciamo domani la riunione di Capigruppo, se siamo in presenza o comunque... Casomai ci riuniamo, ora lo scrivo nella chat, va bene, ok. Sì, dobbiamo chiedere la sospensione però appena iniziamo la seduta immediatamente, quindi va non bene. Lo possiamo fare al termine, dobbiamo fare prima. Va bene, va bene. Grazie, okay. Buona giornata. Consigliere Limoli? Sì. 11:30 al Polo Tecnico? Io non lo so l'orario, Ninni, quindi non vorrei farti aspettare. Io sono là, parlerò anche con Giacomini di questa cosa sicuramente.